Torna aspettando il 1° maggio a Teramo, che ha una valenza sociale, siamo con i sindacati rappresentati, insomma, CISL e CGIL, quindi il 1° maggio la sua valenza sociale, la festa del lavoro ovviamente. Beh sì, per i sindacati il 1° maggio è la festa più importante del calendario laico che si impone in quelle che sono le nostre vite di cittadine e di cittadini. Siamo orgogliosi di poter far parte ancora per un altro anno di questo momento che si impone dentro, diciamo, le celebrazioni della festa del 1° maggio, qui a Teramo, anche in correlazione a ciò che avviene a Roma, dove i sindacati unitariamente, metteranno in scena un grande concerto. Anche qui riusciamo ad esserci con i temi del lavoro, con i temi della giustizia sociale, con i temi della pace, con i temi dell'Europa, che saranno, diciamo, il filo conduttore in quella che sarà la parte sindacale di Aspettando il 1° maggio. Ci sono dei nomi molto importanti, riteniamo che il linguaggio della musica possa essere un linguaggio efficace per parlare con i giovani, con quei giovani che saranno i nostri prossimi lavoratori, che devono sapere parlare di diritti, che devono conoscere le loro tutele e che devono lavorare per costruire una consapevolezza collettiva che possa migliorare il nostro paese. Cos'altro aggiungere di questa festa importante? Aspettando il 1° maggio, ma ovviamente si colloca nella giornata Chiaro. nazionale internazionale del lavoro. Noi ringraziamo l'organizzazione per averci coinvolto nuovamente in questo progetto. È una nostra missione, ci piace e rispondiamo con entusiasmo a questo evento importante della città di Teramo, proprio perché con il linguaggio della musica, come diceva Natascia, materialmente noi cerchiamo di avvicinare il più possibile I giovani. persone, giovani in questo caso, e fargli conoscere qual è il nostro messaggio, qual è la nostra opera e qual è la nostra attività, in modo tale che riusciamo a trasmettere i nostri messaggi che sono importanti per questo mondo del lavoro e tenerlo sempre in primo piano.